e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing. Oggi vi vorrei mostrare un prodotto che mi è appena arrivato, o meglio, è arrivato al mio Amazon Hub più vicino, quindi l'ho ritirato questa mattina e adesso lo spacchetterò insieme a voi. Prodotto che arriva direttamente da Elm Street, quindi capite subito che ha a che fare con la saga di Nightmare, questo pacco abbastanza pesante, prodotto che io tenevo sott'occhio ormai da diverso tempo, il prezzo non calava mai, alla fine l'ho trovato incredibilmente su Amazon.de, ovvero l'Amazon tedesco, alla metà del prezzo che di solito trovo su Amazon.it. Spacchettiamo così vi faccio capire di che cosa si tratta. Prendiamo il taglierino, quello giallo si è rotto, quindi adesso passiamo al taglierino verde. Allora, passiamo a tagliare quella là, speriamo che sia in buone condizioni. Eccolo qua. Non sono abituato sinceramente a vedere prodotti sigillati in questa maniera, quindi speriamo che non sia nuovamente un prodotto già usato con lo scotch, soprattutto visto il prezzo, che non è sicuramente economico. Ok, ce l'abbiamo fatta, che sudata. Comunque il prodotto è integro, è sigillato, quindi nessun problema. Il prodotto in questione quindi è questo mega box di Nightmare on Elm Street con tutte le colonne sonore della saga, quindi dal primo fino al settimo capitolo. Titolo del box è Box of Souls, il box delle anime, il cofanetto delle anime. Contiene la bellezza di 8 LP. Abbiamo quindi tutte le tracce da le musiche composte da Bernstein nel primo film, poi da Christopher Young per anche il secondo film, il terzo, se non sbaglio, era di Angelo Badalamenti, che aveva composto le bellissime musiche di Twin Peaks, e tantissimi altri compositori. Credo che ogni film ha avuto un compositore diverso per quanto riguarda la saga di Nightmare. Io direi adesso di cambiare angolazione così lo vediamo nel dettaglio. Bene, quindi diamo subito un'occhiata più da vicino a questa vediamo più da vicino questa edizione distribuita dalla Waltz Records, dedicata appunto alla saga di Nightmare on Elm Street, il Box of Souls, cofanetto quindi che comprende la bellezza di 8 vinili, ovvero 6 vinili per quanto riguarda i primi 6 film, mentre per il settimo capitolo, ovvero Nuovo Incubo, girato sempre da Wes Craven nel 1994, il vinile è doppio. Remastered for vinyl by James Plotkin, original artwork by Mike Saputo. Prendiamo il taglierino e iniziamo a spacchettarlo. E visto che ci siamo, alziamo un altro po' la telecamera così possiamo vederlo per bene. Purtroppo l'angolazione è solo questa, non posso fare altro. Togliamo il cellophane. Ecco qua. Il pacco mi era già arrivato mentre mi trovavo a Torino, dove poi ho avuto modo di visitare la mostra dedicata a Dario Argento. Ho anche fatto il video, per chi non l'avesse visto, è disponibile sul canale. Ecco qua, quindi abbiamo questo flyer che poi si stacca tranquillamente. Vediamo un po'. Box set featuring 7 scores of A Nightmare of Elm Street, tutta la saga. All'interno del box troveremo anche un opuscolo di 12 pagine con interviste ai compositori e anche ai membri del cast. Qui poi abbiamo anche i vari compositori, quindi
come dicevo all'inizio, il primo capitolo composto da Charles Bernstein, il secondo invece da Christopher Young, il terzo dal grande Angelo Badalamenti, il quarto da Craig Safan, Jay Ferguson per il quinto, Brian May per quanto riguarda il sesto capitolo, infine J. Peter Robinson per l'ultimo capitolo. Ah, ecco qua, guardiamo un po', qui ci sono altre edizioni disponibili di Hellraiser, Jaws lo squalo, prossimamente Freddy contro Jason, Halloween 4 o Halloween 5, però mi sembra di capire che la Mondo, perché sono comunque con distribuzioni insieme alla Mondo, non abbiano fatto un box per quanto riguarda tutta la saga di Halloween. Dietro non c'è nulla e qui abbiamo quindi questo bel artworks che si addice perfettamente con il nome del box, ovvero Box of Souls. Molto bello questa immagine. Questa invece è la costina, spero si veda abbastanza bene con la luce, mentre il retro continua con lo stesso stile. E qui poi, girando, abbiamo tutti i contenuti che adesso andiamo a togliere. Stiamo parlando comunque di un cofanetto rigido, quindi bello tosto. Mettiamolo da parte. E tutti i contenuti sono all'interno di questo raccoglitore, di questo box che raffigura la maglietta di Freddy Krueger. Qui troviamo subito già l'opuscolo che andiamo a sfogliare prima di vedere i contenuti del raccoglitore. Ok, perfetto. Andiamo un po' a sfogliare, ovviamente tutto in lingua inglese, dedicato a Wes Craven, morto nel 2015. Quindi qui abbiamo praticamente, potrebbero essere appunto delle interviste fatte ai compositori, quindi qui a Charles Bernstein, fatta nel 2016, stessa cosa anche per le altre. Qua abbiamo Jack Shoulder, mentre qui a Mark Patton, Ira Hayden, per quanto riguarda il quarto capitolo, all'attrice Lisa Wilcox, qui al compositore Craig Safan, Jay Ferguson del quinto capitolo, qui invece a Charles Bridgden e infine anche qui ma sempre al signor Charles. E questo è quindi l'opuscolo di 12 pagine. Riprendiamo il raccoglitore, quindi abbiamo questo bel raccoglitore con all'interno tutti i vinili. Andiamo a toglierlo. Molto carino, sto con questi colori che riproducono la maglietta di Freddy, anche questo rigido. Iniziamo quindi con il primo, che riguarda il primo film dell'84. Come possiamo notare, hanno usato degli artwork nuovi, degli artwork fatti apposta per questa edizione, quindi non troviamo le locandine del film. Troviamo quindi qui la scena di Freddy con le braccia allargate, giriamo un po' e qui abbiamo quest'altra bella scena, quest'altra bella artwork. E qui complessivamente abbiamo 29 tracce, sono 17 più dei bonus tracks, si arriva quindi a quota 29. Vediamo un po' come sono fatti all'interno, non so se sono colorati, ma non lo so proprio, vediamo. No, sono neri e quindi qui abbiamo anche i colori rosso e verde della maglietta di Freddy. E qui abbiamo tutte le tracce, quindi side A e side B con i bonus track. Rimettiamole dentro. Andiamo abbastanza veloci. Passiamo al secondo capitolo. Anche questo molto bello come artwork, quindi con la mano dove fuoriescono gli artigli. E sul retro vediamo un po', abbiamo questa immagine con lo scuolabus, diciamo un po' differente lo stile del secondo film,
non tutti l'hanno apprezzato, poi a partire dal terzo ha cambiato un po' nuovamente, diciamo, la strada, però io l'ho sempre apprezzato questo sequel diretto da Jack Scholder. Qui complessivamente abbiamo 13 tracce più un bonus track, quindi in tutto abbiamo 14 tracce, come già detto composta da Christopher Young. Vediamo velocemente anche qui il vinile, quindi non sono colorati, lo stile bene o male è sempre quello, quindi con intorno i due colori rosso e verde, stessa cosa vale anche qui, che differenzia quindi la A dalla B, molto molto carino questo effetto. Rimettiamolo all'interno e passiamo al terzo, I Guerrieri del Sogno. Ecco qua, quindi abbiamo nuovamente Freddy sopra l'edificio. Avviciniamoci un po', spero non ci siano problemi di luce. Mi sono dimenticato di mostrarvi anche come sono fatte le costine, sono fatte in questa maniera. E poi sul retro abbiamo il triciclo con le scie di sangue. Qui complessivamente sono 23 tracce, 16 più i bonus track, colonna sonora composta da Angelo Badalamenti. Non vi mostro nuovamente l'interno perché sono praticamente tutti identici. Passiamo velocemente al quarto film. Se non sbaglio, qui il quarto è dove è presente in un cameo anche l'attrice Rosen Barr di Pappa e Ciccia. Qui troviamo la casa abbandonata con l'albero a forma di artigli. Devo dire che mi piacerebbe invece che fosse invertita, quindi questa come artwork più solare sulla parte frontale e questa invece sul retro, ma comunque. Musiche composte da Craig Safan, qui abbiamo 14 tracce più i bonus track, che quindi arriviamo a quota 19. Vediamo adesso il quinto. Ecco qua, questo è del quinto. Vediamo un attimo, no, è così. Quindi Freddy che viene preso per mano da un bambino, da una bambina. Non sarebbe stato male veder sanguinare la mano del bambino. E questo invece è il retro. Nightmare of Elm Street 5, The Dream Child. Qui invece abbiamo complessivamente 31 tracce, quindi questo è l'LP fino ad ora con più tracce. Musiche composte da Jay Ferguson. Poi non fermiamoci. Arriviamo quindi al sesto capitolo, Welcome to Springwood. Population, come vediamo, inizia sempre a dimezzarsi. A Nice Place to Die. E poi questo è il retro, Freddy's Dead, The Final Nightmare, La Fine. Qui abbiamo incluso il bonus track, arriviamo a 29 tracce, musiche composte da Brian May. Ecco qua. Poi passiamo adesso invece all'ultimo vinile, che è quello doppio. New Nightmare, quindi film diretto nel 94, nuovamente da Wes Craven, torna a dirigere un capitolo della saga, l'ultimo, se escludiamo Freddy contro Jason, quindi a distanza di 10 anni, dirige Nightmare, nuovo incubo, che peraltro è l'unico film della saga che ho visto al cinema, avevo 10 anni. Giriamo un po', quindi sicuramente un Freddy meno scherzoso rispetto ai film precedenti. Le musiche qui invece sono composte da J. Peter Robinson, e tra i due vinili, perché appunto sono due vinili, tra side A, B, C e D abbiamo complessivamente 30 tracce. Andiamo ad aprire, dato che è un gatefold, e abbiamo questa bella immagine con Freddy che fuoriesce dalle lenzuola. Quindi vediamo un po' come sono fatti, se casomai cambia qualcosa. Ma non dovrebbe cambiare nulla, sempre lo stesso stile.
side A e side B, mettiamo dentro, ecco qua. E quindi questi sono i 8 LP presenti in questo box, Box of Souls, della Waltz Records. Bene, quindi questo era il video unboxing dedicato a questo mega cofanetto dedicato alle colonne sonore di Nightmare Box of Souls, con la bellezza di 8 LP. Sarebbe bello se venisse pubblicato anche qualcosa del genere riguardante la saga di Halloween o anche Venerdì 13, che hanno comunque delle belle musiche. Magari esiste, io non lo so, devo fare un'altra ricerca, ma non mi sembra di averla vista sui vari store online. E se riuscite a trovarlo a un buon prezzo, ripeto, io l'ho trovato praticamente a metà prezzo, di solito lo si trova intorno ai 380-350 euro, a volte è schizzato anche a 400 e passa euro, invece su Amazon.de l'ho trovato praticamente al di sotto dei 200 euro, 169 euro, incluso la spedizione. È stata proprio una botta di fortuna, perché poi è rischizzato sopra i 300 euro. Io vi ringrazio di aver seguito questo video unboxing e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video. Ciao a tutti!